Grazie, buonasera a tutti. Sono contento di poter intervenire in questa occasione e spero presto comunque che ci siano altre occasioni in cui ci potremo vedere di presenza. Questa è una cosa che inizia a mancarmi. Sono anche emozionato perché leggere questi testi di Recalcati è come se riportasse l'attenzione a una sorta di laboratorio intimo di Recalcati. Potremmo dire che questi due testi ci danno l'occasione di vedere i due ambiti principali del laboratorio di ricerca di Recalcati, che è quello della scrittura e quello dell'insegnamento orale. Quando Recalcati aveva presentato il libro Convertire la pulsione, aveva detto: ricordatevi che oltre al mio impegno intellettuale, all'estensione della psicoanalisi nel dibattito pubblico, io ho sempre tenuto, ho continuato a tenere questi seminari aperti, ma dove mi occupo di temi, potremmo dire, specialistici. E infatti noi troviamo in questi testi un approfondimento delle questioni della psicoanalisi. Anche il testo su Sartre, in fondo, è un modo recalcatiano per rivitalizzare la psicanalisi. Quindi non è un ritorno a Sartre attraverso la lente di Lacan, non è un'applicazione della lettura di Lacan a Sartre, ma è una ripresa, forse potremmo utilizzare, dell'infanzia di Recalcati, dell'infanzia del Recalcati studioso, per, appunto, nella logica del futuro anteriore, proseguire la sua ricerca. Quindi teniamo ben presenti questi due testi come due lavori di ricerca. La cosa bella è vedere Recalcati all'opera, è vedere Recalcati alle prese con alcuni punti fissi del suo percorso, ma lo fa in una maniera nuova, aggiunge nuovi contenuti. E poi vediamo sempre più chiara la fisionomia di una nuova lingua della psicoanalisi. Lo ricorda Cristina Accardi nella sua prefazione. Noi in questi testi vediamo un Recalcati che non è solo lacaniano, vediamo la polifonia dei riferimenti di Recalcati e vediamo proprio la sua lingua. Una lingua che ha una densità speciale. E dico densità per opporla alla questione della condensazione, perché nella condensazione è come se uno potesse sintetizzare, riassumere, ma la densità è qualcosa che non si lascia sciogliere del tutto, rimane, per utilizzare il termine che diceva prima Federico a proposito dell'infanzia, è una densità insormontabile quella di questi testi. Sì, direi di entrambi i testi, sia quando c'è la parola orale, sia quando c'è la parola scritta. Però su questo punto della densità forse potrebbe esprimersi meglio il nostro collega Giovanni Bottiroli, che da studioso di testi letterari ha proprio utilizzato proprio il concetto di densità per parlare dello stile. E anch'io, come Federico, penso che la questione fondamentale per tenere insieme questi due testi sia quella dell'infanzia. Anch'io sono rimasto colpito da questo termine, dalla ripresa di questo termine, che potremmo proprio collegare alla questione appunto dello stile, perché Recalcati, nel riprendere esistenza, infanzia e desiderio, si occupa della spinta della pulsione, cercando di abbinarla alla questione della forma. Non è soltanto l'esperienza della psicanalisi, ma una questione di spinta pulsionale. In che modo quella spinta pulsionale entra in rapporto, diventa essa stessa forma. L'infanzia cos'è? È insormontabile, potremmo dire che è una forza che sì, spinge a scrivere, ma non trova mai quiete, pace in nessuno scritto. L'infanzia, se vogliamo riprenderla dal punto di vista dello scritto, appartiene più allo scrivere che allo scritto. Non è neanche una traccia.
L'infanzia non è il deposito delle memorie, è, appartiene più che altro forse alla dimensione del tracciare, a partire da cui poi ogni essere umano nell'infanzia, come tempo cronologico, inizia a costruire il suo romanzo familiare, il suo fantasma inconscio, le sue identificazioni. Ma non dobbiamo pensare che l'infanzia sia un tempo che si esaurisce nei primi anni di vita. L'infanzia è sempre presente e siamo sempre a contatto nell'infanzia. E io credo, adesso forse sto dicendo una sciocchezza, che proprio questa categoria concettuale dell'infanzia, questa esperienza che Recalcati cerca di mettere in luce attraverso questo termine, ci permetta di lavorare molto bene e di capire da clinici come lavorare con le persone anziane. Credo che l'infanzia, così come Recalcati ce la presenta, è la chiave di lettura per aiutare, per proporre l'esperienza psicoanalitica a persone che hanno più di 70 anni. E, perché a volte forse si dà una lettura di tipo cronologico, anche i vari manuali, come se volessero collocare la questione dei vari trattamenti sulla base delle età, delle condizioni, dei contesti. Invece l'infanzia è qualcosa che buca di riferimento a ogni tipo di contesto e fa emergere ciò che della soggettività non viene mai assorbito dalle identificazioni, dai ruoli, insomma da tutte quelle cristallizzazioni simboliche e immaginarie con cui ci difendiamo dall'infanzia. E per esempio può capitare che una persona è stata nel suo ambito professionale tra i primi 20-25 al mondo durante tutta la sua carriera e poi quando inizia a essere vecchia, andare in pensione, fa dei sogni, per esempio di trovarsi in un paese straniero senza documenti e in un paese di cui non conosce la lingua. Ecco, io credo che l'infanzia, così come ce la presenta Recalcati riprendendo Sartre, abbia a che fare con quello che sogna un paziente che ci riferisce un'esperienza simile, con quel momento in cui il romanzo familiare in qualche modo mostra le sue smagliature, il fantasma in qualche modo non tiene, le identificazioni su cui ci si era appoggiati iniziano a far intravedere il buio. È come dire l'ombrello del nostro romanzo familiare, l'ombrello del nostro percorso esistentivo fa emergere l'esistenza. Ora io credo che mentre sto dicendo queste cose il mio amico Andrea Panico possa dire ma guarda che quello che stai dicendo ha a che fare in realtà anche con l'adolescenza. Quindi questa descrizione, questa esperienza, e sì, in effetti credo che possiamo applicarla anche all'adolescenza. E Winnicott diceva che l'adolescenza è una modalità ricorsiva della psiche. Ecco, potremmo dire in modo recalcatiano che anche l'infanzia è una modalità ricorsiva della psiche. Ed è compito dell'esperienza della psicanalisi di riattivare questa possibilità, la possibilità dell'infanzia. E diciamo che è una modalità ricorsiva della psiche perché tutte le volte che gli esseri umani si trovano in una zona di transito vengono a contatto con questa dimensione qui, che è una dimensione dove si gioca la partita dell'invenzione, dove si gioca lo snodo tra ripetizione e invenzione o tra ripetizione e ripresa. E potremmo dire che la proposta che fa Recalcati, e in questo Recalcati si appoggia a Sartre e cerca in questo appoggio di riprendere il paradigma di Flaubert. In questo percorso quello che ci propone Recalcati è di passare dalla logica della difesa, dalla difesa dell'infanzia, di cui per esempio il fantasma
inconscio è una costruzione imminente. Ecco, passare dalla difesa al disarmo. È sempre Andrea Panico aveva evidenziato come una delle cose importanti, a pagina 59 credo, fosse quella sottolineatura di Recalcati quando diceva che l'analista si salva nel suo disarmo. Ecco, quindi l'infanzia è una modalità ricorsiva della psiche, è in gioco il rapporto tra ripetizione e invenzione, tra ripetizione e ripresa, e affinché ci possa essere ripresa bisogna passare dalla logica della difesa alla logica del disarmo. E che vuol dire disarmo? Ecco, il disarmo, se seguiamo Recalcati, in entrambi i testi, il disarmo è la conversione della pulsione, perché si tratta di fare dell'assoggettamento non qualcosa da cui ci difendiamo, ma qualcosa che assumiamo. E infatti dice Recalcati, non è che il diventare genio sia un'alternativa all'essere idiota, anzi, è il radicalizzare la propria posizione di idiota. Da questo punto di vista è come se desse speranza a tutti questo modello recalcatiano della trasformazione psichica. Si tratta quindi di acconsentire a questo assoggettamento, di fare in modo che questo assoggettamento venga compiuto fino in fondo. E lì potremmo dire che la nevrosi come difesa da questo assoggettamento può cedere il passo, può essere convertita, perché si tratta non di un discernimento, ma di una conversione del proprio modo di essere, del proprio modo di abitare ciò che siamo. O forse, se diciamo disarmo, potremmo anche dire di abbandonarsi a ciò che si è. E qui entra in gioco il concetto di atto, che è presente in tutti e due i testi. Il concetto di atto è quello di grazia, e potremmo inserire insieme a questi due concetti la questione dell'atto di fede. Ecco, potremmo dire che la grazia è possibile se c'è un atto di fede nel proprio disarmo. E la grazia è gratis. La grazia non è il frutto di uno scambio. La grazia non viene prodotta a partire da una scelta intenzionale. Perché un altro punto, l'ultimo punto che sottolineerei, è proprio questo modo di Recalcati di emancipare la questione dell'atto dalla scelta intenzionale. Tante volte abbiamo sentito lo stesso Recalcati parlare dell'assumersi la responsabilità del proprio desiderio, scegliere il desiderio. Qui Recalcati specifica ancora di più la differenza tra la scelta intenzionale e tra l'atto, che permette al reale del desiderio di diventare la nostra vita. Un'ultimissima cosa, solo per quindi indicare alcuni punti chiave che ho ritrovato in questo testo, in questi testi che sono molto densi, è la questione del rapporto tra l'autore e l'opera, e tra il poeta e il poema. E qui troviamo un modello direi classico di Recalcati, perché tra conversione e sublimazione c'è una parentela, anche se non sono la stessa cosa. E il poema non viene prodotto dalla scelta del poeta, l'opera non è il prodotto di un autore che attivamente, e se immaginiamo il passaggio dall'idiota al genio, se immaginiamo il passaggio dalla difesa al disarmo, vediamo che lì c'è il disarmo, potremmo dire, di ogni intenzionalità della coscienza. E fare in modo che sia l'opera ad avere effetto sull'autore. Ed è per questo che anche Recalcati, potremmo dire, in questi due testi ci parla della dimensione dell'incontro. Direi che sono due testi che ci consegnano anche la teoria recalcatiana dell'amore. Lo abbiamo visto in altri testi, anche in trasmissioni televisive, ma qua abbiamo la,
la possibilità di scendere proprio nei dettagli, negli ingranaggi più fini attraverso cui Recalcati arriva poi a estrarre frasi che diventano emblematiche, ma dietro quelle frasi c'è tutto il lavorio che questi testi ci consegnano. E forse potremmo dire che quello, l'invito che fa Recalcati attraverso questi testi, la conversione della pulsione consiste anche nella conversione dall'uscire dalla questione dell'essere amati, dall'essere amanti, amati. La vera proposta è, la vera conversione è di vivere nell'amore. Dove si esce dalla logica un po' di amante amato, che è più una dialettica e più una questione, a volte in alcuni casi anche di potere, dov'è la questione della mancanza. Vivere nell'amore è la possibilità di rendere l'amore un'esperienza reale. E io chiederei a Recalcati, rispetto alla questione della conversione e della sublimazione, la sublimazione ha bisogno di un'opera, produce un'opera. Nella conversione invece il passaggio dalla ripetizione alla ripresa non ha bisogno di un'opera. E allora a cosa serve scrivere? Perché si scrive? Possiamo dire che scrivere voglia dire soltanto essere, produrre un'opera finché venga riconosciuta? Oppure forse in questo modo noi possiamo intendere la scrittura più che come la proposta di un'opera che venga accettata dal pubblico, più che come qualcosa che vuole essere riconosciuta, come qualcosa che invece vuole proporsi come un taglio. E forse anche leggendo questi testi, anche tutto il lavoro su Sartre, possiamo anche intendere ancor di più la vocazione intellettuale di Recalcati, che non va vista come una sorta di la psicanalisi che esce fuori dal setting, la psicanalisi che esce fuori dalle istituzioni. Non so se il collega Mauro Milanaccio sarebbe d'accordo nel pensare che il rapporto tra il desiderio dell'analista e la vocazione intellettuale, i Recalcati possono essere rappresentati dal nastro di Möbius più che da qualcosa che fa interno ed esterno. E quindi lì la sublimazione, la scrittura, la stessa scrittura di Recalcati la possiamo vedere come un'operazione di taglio, come frutto di un desiderio che punta a produrre un taglio, a produrre un risveglio, come scrive in questi testi Recalcati. E questo lo possiamo ritrovare anche già in Sartre. E forse Sartre ci aiuta a capire in che modo intendere l'apertura di Recalcati al lavoro intellettuale, in che modo possiamo vedere la vocazione intellettuale di Recalcati e in che modo Recalcati sta portando il discorso dell'analista nel dibattito pubblico. Però per fare quello sono richiesti alcuni passaggi, e forse sono richiesti alcuni passaggi anche in noi lettori per poter cogliere effettivamente l'effetto Recalcati come un effetto di reale. Io per adesso mi fermo qui. Grazie.